domande. C'è un altro microfono. C'è. Magari. C'è qualcuno che vuole fare delle domande a Marco? C'è. La prima domanda è del vicino mio. Io due solamente, ecco, due domande, ma sono due provocazioni, mi permetta. Due punti un po' così, se poi vorrà chiarirli. Innanzitutto è questa economia non fondata sul debito che proviene da paesi che non hanno... Moneta. Moneta non fondata sul debito che proviene da paesi che non sono, diciamo così, che non hanno un ordinamento giuridico democratico. Questa è la prima grande questione, quindi Russia, Brasile, anzi la quale Brasile sembra che si sia un po' aperto, diciamo così, a processi di democraticizzazione della vita civile, però gli altri paesi sono paesi sotto il segno di una vera e propria dittatura di partito, e una economia così come una moneta fondata su legami di solidarietà è una questione che andrebbe analizzata, a mio avviso, nello specifico, se poi vorrà rispondere a questa domanda. Sembra quasi un paradosso, no? Una moneta non più fondata sul debito, ma su questo processo di democraticizzazione proveniente da paesi dittatoriali. E l'altra domanda è il capitalismo. Lei parla di un capitalismo cosciente, ha parlato di un capitalismo volto a, diciamo, a riallacciare questi legami di mutuo soccorso, creatività. E il problema per me è proprio il capitalismo. Cioè, come si fa a pensare un capitalismo sganciato dalla logica del profitto? E il profitto implica necessariamente lo sfruttamento, non solo lo sfruttamento del lavoro, ma anche lo sfruttamento e i nuovi meccanismi di sfruttamento. E quindi, riprendendo un po' l'analisi di Marx, anche il capitalista più buono, il capitalista filantropo, non può sganciarsi da una logica che è una logica che ha come grund, cioè come fondamento, lo sfruttamento. E quindi la sopraffazione dell'uomo sull'uomo. Allora, sono questo. Prima, sono ottime domande. Primo punto, moneta sul debito. Attenzione, dal 44 Bretton Woods fino al 71, la moneta americana era basata sull'oro. Momento di pace mondiale e di crescita. Fino al momento che Nixon ha detto we have no gold. Impero romano, monete in oro, Traiano, primo secolo. Terzo secolo, monete d'oro, 85% di cupro e 20% di oro. La moneta diventa lentamente una moneta di debito. Guerre. Quando la moneta è legata al debito, c'hai delle guerre. Uno. Adesso il capitalismo. Mi dispiace di dover riconoscere che il più grande specialista mondiale del capitalismo, che si chiamava Peter Drucker, specialista mondiale, il suo ultimo libro prima di morire nel 93 si chiama Post Capitalist Society e dice questo. Attenzione, io non sono contro il capitalismo, perché per gli americani essere contro, però dice: the knowledge becomes more important than the money. La conoscenza diventa più importante che il capitale. Non è che non dobbiamo avere capitale, però non è più il valore che domina. E questo cambia tutto. Nessuno parla di questo libro, capisci? Perché è troppo pericoloso, soprattutto in America. Se tu leggi, allora, conscious capitalism, noi l'abbiamo tradotto in francese,
ma in francese capitalismo conscient non vuol dire nulla, la gente non ci crede. Allora abbiamo detto le imprese coscienti, perché infatti conscious capitalism è un capitalismo dove il profitto non è una conseguenza, non è più lo scopo. Come? Allora non è capitalismo. È per quello che lo chiamano conscious capitalism. E dicono win, win, win. Ma è un altro paradigma economico. Ma è questo che sta accadendo in un silenzio totale, né la sinistra né la destra, nessuno ha capito. Micro. Puoi venire? Estremamente interessante, quindi grazie molte. Sfortunatamente non condivido minimamente questo suo ottimismo. Lei parla di una rivoluzione mondiale enorme, nella storia di 2000 anni in Europa le rivoluzioni sono sempre venute dallo stomaco, mai, mai, mai. La sfido a dirvi una rivoluzione che è venuta dagli intellettuali. La rivoluzione francese è venuta da un popolo che aveva fame, la famosa Maria Antonietta diceva dategli il corazon, non c'è parete di corazon. Lei parla, arrivo alla domanda, lei parla di placche tettoniche e parla del proprio mondo eterno. Okay? Condivido assolutamente quello che ha detto l'assessore. Il capitalismo sfrutta, lei ha parlato di economia, non ha mai parlato di capitalismo, mai. Quindi c'è questo enorme assente nella sua presentazione. Bretton Woods è stato fatto perché gli americani basavano il dollaro sull'oro, i francesi sono andati a prendere, hanno preso una barca di dollari che l'hanno portata in America e si volevano riprendere l'oro con la barca. E lì gli americani hanno detto attenzione che qui ci rimettono carta straccia e si prendono l'oro. Tra l'altro gli italiani devono sapere che un terzo delle riserve orifiche italiane stanno a Fort Knox, perché gli americani sono venuti a salvarci, però poi si sono portati l'oro, ok? E ce l'hanno, è nostro, però sta a Fort Knox. La Francia se l'è ripresa, la Germania se l'è ripresa, gli italiani ci hanno l'oro, che l'Italia è la quinta riserva orifica del mondo, attenzione, è tutto a Fort Knox. Non si sa perché sta lì. Però non si sa se l'oro sta ancora a Fort Knox. Quindi la domanda era questa qui, bene l'ottimismo, però sinceramente a Parigi i Gilets Jaunes non sono persone che hanno manifestato con idee intellettuali, hanno detto non usare Govazet, non è il potronte, quindi arrivano alla terza settimana del mese per pagare le bollette, ma non arrivano alla quarta settimana, e per questo motivo a Parigi sono morti 1500 Gilets Jaunes per 2 anni. Tutti i fine settimana venivano a Parigi e spaccavano tutto. Che i francesi sono persone estremamente civili, ma quando si incazzano, scusate il termine, veramente sono incredibili, spaccano tutto. E nessun governo è riuscito a fermarli perché temevano di creare un'oppressione. Sappiate che ci sono 700 Gilets Jaunes che hanno perso un occhio perché la polizia francese spara con delle palle di gomma negli occhi. Questo lo fanno per creare terrorismo. Quindi voglio dire, questo cambiamento che avverrà, io sono sicuro che avverrà, però arriverà con un terremoto eterno, con un terremoto, con sangue, con sofferenza, perché lei quello che dice del cambiamento è bellissimo, ma qui siamo tutti ricchi e benestanti, noi non vogliamo lasciare la macchina, io sono a BMW, non mi voglio pigliare la macchina 500 di mio nonno che va a 30 km orari. Qui c'hanno tutti 8-9 paia di scarpe, i bambini hanno 4 cellulari. Allora, e finisco, questo cambiamento, vorrei sapere se condivide questa domanda, che è la domanda principale, avverrà in Occidente con la povertà, ma non possiamo pensare di tenere lo stesso stile di vita, gli stessi soldi e poi tutto diventa green, tutte eliche, tutta energia così e tutto va bene, fischiettando. Allora, grazie. Prima, anche se non condivido tutto ciò che lei ha detto,
condivido la necessità di dibattito, e questo è molto importante. Ciò che manca alla nostra televisione è il dibattito intelligente fra gente intelligente. Secondo, lei ha ragione in questo. Nella storia non c'è mai stato un cambiamento non violento. Questo è vero. Però, e se il changement changeait? E se il cambiamento stesso stava cambiando? Questa è la mia ipotesi. Dunque, ciò che lei dice, rispetto full, capisci? Però ciò che mi sostiene è la visione di Willis Harman, che dice: no force can stop the change in the soul of the people. Non c'è nessuna forza che può fermare il cambiamento nell'anima della gente. Terza cosa, il futuro non conosco. Questo è il vecchio paradigma, ma ha ragione, perché è così che i cambiamenti, la rivoluzione francese, ma insomma anche il risorgimento, eccetera, insomma, tutto questo è stato violente. Siamo sicuri che sarà così nel futuro? Nessuno sa. Dunque lascio punto interrogativo. C'era un attimo che vengo. Sì, va bene. C'è figlio. Affogata. Aspetta, aspetta. Okay. Perfetto. Sì, sì, mi ha visto. Io, a differenza dei due signori che mi hanno preceduto, invece condivido gran parte della sua analisi, e penso che le loro obiezioni nascono dal fatto che loro, come me per tanti anni, e come molti di noi, continuano a ragionare all'interno del vecchio paradigma. Insomma, non è che ci vuole la sfera di cristallo per capire che la formazione di chi mi ha preceduto è di, diciamo, di stampo marxista, come in fondo era anche la mia. Siamo noi che non stiamo comprendendo più. Forse partendo da gli stessi presupposti culturali. Non è un caso che oggi, cito a caso, due interpreti di questo cambiamento tettonico sono un suo giovanissimo coetaneo, che di mestiere fa il Papa. Io non avrei mai immaginato nella mia vita di leggere un incipit del Papa, che cavolo, questo Papa dice le cose che noi dicevamo 40 anni fa quando contestavamo il sistema capitalistico. E l'altra è una ragazzina affetta da sindrome di Asperger, che dicendo ai potenti della terra, ci avete rotto le scatole con i vostri bla bla bla, è riuscita a riportare per strada i miei alunni, che per strada non scendevano da 30 anni, perché non c'era un motivo al mondo per convincere i giovani di fare una protesta. È arrivata Greta Thunberg e ha capito quello che noi in 30 anni di pseudo cultura rivoluzionaria non avevamo. Quindi io sono assolutamente convinto che lei ha ragione. Condivido l'obiezione che faceva l'assessore prima sui limiti di un'economia diversa che nasce in quei paesi, lì è un problema vero. Però la domanda che io le volevo fare è questa. Lei mi insegna che i cambi di paradigma, i cambiamenti di un paradigma, no? Lei ricorda con la struttura dei paradigmi scientifici, e ha citato Galileo e Giordano Bruno, che si sono trovati all'interno di un cambio di paradigma scientifico. Come diceva l'amico prima, provocano delle reazioni violente. Ora, il mio timore è che il vecchio modo di ragionare, il vecchio paradigma, siccome sta percependo questo cambiamento e lo sta capendo molto bene, non lo comprendiamo noi ma loro lo capiscono, possa avere una reazione così violenta da bloccare questa grande trasformazione che invece è in atto, soprattutto nelle giovani generazioni. Si tratta solo di aspettare 40 anni, quando noi tutti
saremo in altra parte del mondo, gli attuali 30, 40 anni, 20 anni l'avranno già fatta questa rivoluzione. Guarda, mi ha colpito, e chiudo, uno delle ultime diciamo slide. I giovani di oggi non inseguono più la cultura del profitto, lasciano il lavoro anche 10 volte se quel lavoro non corrisponde ai loro stili di vita. Io porto una testimonianza diretta. Io sono il papà di un ingegnere gestionale che dirigeva un'azienda e che a un certo punto ha detto: mi sono rotto le scatole di vivere per lavorare, e ho deciso di cominciare a lavorare per vivere. Lascio un lavoro pagato bene, che molti probabilmente farebbero le carte false per avere, perché non voglio più seguire questa logica. E questo lo dico non perché riguarda mio figlio, ma perché riguarda un'intera generazione. Siamo noi che non riusciamo più a capire cosa sta accadendo. E lo ha capito un vecchio di 80 anni che fa il papa di mestiere e una ragazzina di 16 anni affetta da sindrome di Asperger. Quindi probabilmente siamo noi che dobbiamo cambiare il paradigma. Allora, la mia risposta prima, non so. Ho fatto prospettive tutta la mia vita e ciò che avevamo annunciato nel 93 sta arrivando oggi. Ma oggi sono fregato, perché non si sa. Non si sa. La mia intuizione politica è di dire che quando uno sta perdendo diventa aggressivo, evidentemente. Vediamo. Ci sono forze però nessuno può frenare il cambiamento interiore, capisci? Fra 20 anni questi giovani di oggi che vanno via delle imprese saranno in comando, che faranno? È quello che dico ai giovani: avete fiducia nelle vostre intuizioni, però preparatevi a esercitare il potere economico senza fregare la gente. Attenzione, non è facile. E dunque penso che aiutare la giovane generazione a produrre una società delle aziende di qualità, stiamo per vincere, rien à faire, capisci? Ma dall'altra parte posso anche dire che non so, sto esitando. Altre domande? Attendo, microfono. A parte il fatto che lacrime e sangue che stiamo, la società di oggi la sta buttando, se pensiamo alle donne in Iran, voglia di lacrime e sangue, cioè ci stanno, la società sta cambiando tranquillamente. Però da un punto di vista per quanto riguarda il lavoro, l'impresa, il capitale anche, almeno l'Italia è foriera di cooperative sociali, di imprese sociali, imprese che sono diciamo di nuova generazione, perché altrimenti non andrebbero avanti, dove ci sta il coinvolgimento dei soci e degli attori, diciamo, in termini tecnici gli stakeholder, no? Tutti gli hanno degli interessi che riguardano quel tipo di attività. Quindi il cambiamento c'è, è soltanto che siamo ancora agli inizi, insomma. Vi parlo della cooperazione perché so che l'Italia è una delle poche nazioni nel mondo che ha una legislazione proprio tipica per le cooperative, considerando le imprese, e adesso da poco, nel 2017, hanno messo in mente il concetto di impresa sociale, e per aiutare a dare si parla di cosa significa sociale, di responsabilità anche nei confronti del territorio dove uno viene a operare. Ma ci sono un mare di mafia.
la RAFA fa parte del territorio, questo non sono d'accordo, perché a parte il fatto che significa che il 98% del 98 detto 48 98. 98 significa che l'Italia il 98% è mafia, perché si rappresenta in maniera che non pare che qua sia per, non so se rappresenta il 98% degli italiani, però insomma non credo che noi tutta l'Italia sia mafia o sia queste culture. Detto ciò, la mia domanda è un po' più tecnica, perché vorrei capire effettivamente cosa intendi per il collegamento della moneta con l'oro e non con il debito, perché non mi è molto chiaro. C'è stato il problema che, cioè, quando Nixon decise che praticamente non ci stava più la convertibilità con l'oro, è chiaro, non sapevo di un terzo del nostro oro che sta in America, ma visto che abbiamo perso la guerra, insomma, qualcosa lo fa immaginare che è vero. Però a questo punto che significa? Significa che un paese che non c'ha l'oro, la moneta non la può avere, qua mi sono perso un attimino, per questo mi permetto di farti questa domanda. Ci sono pochissimi economisti che hanno studiato i problemi monetari. Questo ho visto quando ero alla Commissione. Fra 100 economisti c'è uno o due che hanno studiato un po' di monetario. Secondo, fra 1944 e 1971, gli americani, con la guerra che hanno fatto, rubato l'oro dell'Italia, della Francia, della Germania, messo nelle navi e portato in America, fare la guerra, la prima cosa che fanno non è molestare le donne, no, è rubare l'oro. Questo lo fanno anche i matti, eh? Sì, sì, evidentemente, e Chiang Kai-shek a Taiwan, eccetera, è partito con l'oro. Dunque, dobbiamo riconoscere che quando il dollaro era appoggiato sull'oro, c'è stata una stabilità economica e politica. Dunque c'è un legame fra la moneta basata sull'oro o le materie prime e la moneta che si chiama fiat, che è creazione del vuoto. E dunque, anche se non ci piace e non sono i democratici, i russi, i cinesi, gli indiani, io penso che in democrazia dobbiamo accettare che il nostro nemico possa fare una cosa che non abbiamo fatto tanto bene. Questa è la democrazia. Il partito politico, che è il contrario di te, può fare a volte delle cose migliori che tu non hai potuto fare. Dunque, l'ABC della democrazia a livello mondiale è di accettare che anche se non amo il sistema di Putin, non amo quello di Xi Jinping, non amo quello di Desai in India, è possibile che stiano facendo qualche cosa di interessante. Almeno discutiamone. Io ho mandato un articolo alla Libro Belgique, giornale principale cattolico del Belgio. Bene. Non mi hanno risposto, nemmeno accusé de réception, abbiamo ben ricevuto, ma non lo possiamo pubblicare. Niente. Il dibattito. Ciò che vogliamo è un dibattito intelligente. C'è del pro, c'è del contro, ci sono domande intelligenti, dibattiamo, sappiamo, non sappiamo. E così siamo tutti arricchiti. È ciò che posso rispondere. Di più non so. Perché ne ho quasi 60 e so il cammino che è stato fatto.
non è calata dall'alto, è frutto di un impegno, di una lotta e di una cultura. E quindi la mia domanda è questa: quali strumenti utilizzare, assolutamente non basati sulla paura, sul ricatto, sul potere, su tutte cose che funzionano alla grande, però diciamo fanno parte del sistema operativo di base, per aggiornare il sistema? Quali strumenti assolutamente non violenti e basati sulla cultura possiamo utilizzare, applicare, sviluppare per mantenere questa condizione? Perché per esempio l'Ira ce lo insegna, quelle sono ragazze che stanno negli anni 60, erano abbastanza avanti, e in Afghanistan lo stesso. Quindi sull'essere ottimisti non ho dubbio, se no non sarei qui, ma sull'essere responsabili, quello è il mio, la mia aspirazione, e questa è la mia domanda. L'altro aspetto che mi rende positiva è il fatto che le donne fanno meno figli, cioè se da un lato la popolazione mondiale è cresciuta in modo stabiliante, è dovuto al fatto che l'igiene, il cibo e la cultura si sta diffondendo sul pianeta e quindi siamo tutti più in grado di sopravvivere, e questo è un vantaggio indiscutibile. Questo comporta meno figli e l'amore di mamma è diciamo concentrato sul figlio, e quindi penso che le mamme siano meno disponibili a mandare a morire a 20 anni. Questo è il mio proprio discorso. Prima erano disponibili, no? Non abbiamo capito l'ultimo. Cioè, quando la cultura di riferimento era una cultura bellica, perché il tuo paese non era un paese sicuro, tu madre mettevi al mondo 10 figli sperando che fossero abbastanza maschi per zappare la terra e per difendere il tuo paese. Adesso che la mamma ne fa 2, io penso che a quel figlio, a quella figlia, non trasmette valori di guerra. E quindi la guerra è meno di moda, anche se non è alienabile. Non lo faccio neanche. Però era, io se lo faccio 60 anni, e quando ero bambina la guerra era sentata. C'è una madre che metteva al mondo un figlio, si augurava di non mandarlo in guerra, ma metteva in conto. Il primo ha inventato la propaganda. Che rispondo? Non so se mi spiego, non è cinismo, è aritmetica. Questa, quindi io sono convinta che l'Italia, fondandosi anche con tutte le contraddizioni, è un paese che ripudia la guerra, ha fatto sì che siano ragazzi cresciuti senza mettere in conto. Però c'è l'elemento responsabilità che deve mantenere questa cosa, perché se no Mussolini chiedeva vincere, cioè, ragazzi come vivere. Cioè Mussolini che lo chiedeva, adesso c'è il TikTok. Va bene, allora rispondo brevemente. Io sono stata. Sono d'accordo con lei. Io penso che è giusto, sono d'accordo con il professore Chieri. L'Italia ha qualche cosa di eccezionale. Ma voi avete il complesso contrario dei francesi. I francesi dicono noi siamo migliori. Invece l'italiano dice ma gli altri paesi sono tanto buoni, eccetera. Ma noi non vogliamo niente. Sì, non avete questo complesso di superiorità, lo dovrete avere un po' di più. Scusatemi. Uno. Secondo, ciò che dice lei su... Aspetta che magari le donne italiane non propagano più la guerra come modo normale di risolvere i conflitti. Il principe dice la guerra è la continuazione della politica ufficiale quando la negoziazione non funziona. Questo è il paradigma dominante. Però
questo paradigma non è più diffuso dalle madri, questo d'accordo. Che possiamo fare? Due cose. C'è un libro in francese che si chiama L'intériorité citoyenne. Mi dispiace, ma dice l'importante è di insegnare ai giovani il cammino interiore. Il cammino interiore che può essere buddista, ateo, qualsiasi, socratico, platonico, meditazione. Cammino interiore. Perché in questo basculement siamo una civiltà totalmente esteriore. Come diceva bene David Bohm, it's our way of thinking which is the problem. The way of thinking è il nostro modo di pensare totalmente esteriore. Non siamo capaci. Nelle scuole, anche i corsi di religione, non insegnano più ad andare all'interno di noi stessi e di far crescere l'interiorità. Terzo, io penso che dobbiamo, l'unica cosa che possiamo dire, che siamo già 2 miliardi, che stiamo andando verso 3, e che il basculement, il capovolgimento di sviluppo delle quali poi cercano di portarle alle generazioni più giovani. E nel tuo discorso, secondo me c'è una specie di presenza incombrante che dobbiamo esplicitare, e è il termine decrescita. Cioè noi dobbiamo avere il coraggio di dire che queste soluzioni passeranno attraverso la decrescita. E questo non è un fatto che avverrà solo oggi, perché gli antropologi hanno studiato le società dell'Amazzonia e lì le popolazioni a un certo punto, quando il rapporto con l'ambiente era di sfruttamento, quando avvertivano che stavano distruggendo l'ambiente, che era la condizione della loro vita, tutta la popolazione si metteva in viaggio per 10-15 anni finché rimanevano pochi superstiti. Io non auguro la società attuale questo, ma è indubbio che il cambiamento del paradigma, quello anche di Greta Thunberg, eccetera, è diffondere l'idea che lo sfruttamento del pianeta è eccessivo, che noi ci riempiamo di bisogni inutili, che siamo degli autonomi del consumo, che veniamo manipolati dal mercato, e la vera prospettiva comunque è quella di arrivare a una decrescita non traumatica, ma scelta. E forse questo è il modo concreto poi di portare quella tua utopia, per la quale io ho tanto rispetto e tanta simpatia, perché credo che senza utopia l'umanità non sarebbe diventata quello che è. Allora, sono d'accordo con lei, però io sono amico dei pensatori della decroissance francese, ma se tu vai a scavare i libri, parlano di che? Parlano di crescita qualitativa. Dunque, the way to sell it to the Chinese, il modo di vendere questa idea ai cinesi, ai russi, agli indiani, è di parlare di crescita qualitativa che riviene allo stesso, però che è più accettabile per le aziende, capisci? È una questione di linguaggio, è per quello che io parlo di crescita qualitativa. Ma quello vuol dire anche
che l'impresa deve aiutare il giovane a crescere e altrimenti se ne va. Capisci? Perché c'è anche l'aspetto personale che dobbiamo aggiungere. Il giovane che si sente male in un'impresa se ne va, qualsiasi sia il salario. E dunque sono d'accordo con lei, ma lo formulo d'un modo diverso. Posso? Non è che voglio aggiungere qualcosa a quello che ha detto Mark, però una riflessione secondo me va fatta. All'inizio del secolo scorso nel mondo più o meno c'erano 1.500.000.000 di persone, questo più o meno, di cui la metà è dalla razza bianca, detto così, insomma, no? Quelli hanno portato avanti l'ultima globalizzazione, alla fine, perché la globalizzazione non è solo una cosa di questi ultimi periodi, ma ce ne sono state tante, in diverse modalità, quindi questo è chiaro. Ora, dopo 120 anni siamo a 8 miliardi, quei 750 milioni di razza bianca, per capirci, più o meno sono diventati 1 miliardo, tutti gli altri sono aumentati di 6,5 miliardi. Questo secondo me è il dato più macroscopico in assoluto che bisogna considerare. Gente che ha altre lingue, altre modalità di pensiero, come dire, altre strutture simboliche, eccetera. Noi non sappiamo tutto quello che sta accadendo adesso, ora che siamo qui in questa sala, cioè cosa si sta germinando, no? In tutti questi altri che sono venuti fuori, diciamo così, no? In quest'ultimo secolo, insomma, 120 anni. Cioè c'è un cambiamento mostruoso in atto che noi che stiamo qua, è difficile cogliere il semplice fatto che noi siamo eredi di quei 750 milioni del secolo, no? Dell'inizio dell'altro secolo. Quindi il nostro modo di pensare, certo, per cambiare tante cose, per carità, ma noi antropologicamente siamo qui, no? Più o meno. Ecco, ma i cinesi non funzionano così. Io ho un carissimo amico che adesso è vescovo, che è stato un grande teologo, è un grande teologo italiano, che fu invitato anni fa a fare tutto un ciclo di conferenze in Cina, non dalla Chiesa, insomma, in Cina c'è tutto un problema, la Chiesa di governo, la Chiesa, eccetera, ma come fatto culturale. Cioè lui fu invitato da università cinesi a parlare di teologia, ripeto, come un aspetto culturale, non c'era un confronto tra religioni, non era questo. Bene, lui rimase colpito dalla, come dire, dal tipo di domande che questi studenti no, gli facevano dopo le conferenze, come se loro fossero in qualche modo esperti del pensiero teologico. Dice, ma perché? Perché loro erano esperti di un'altra cosa, del pensiero simbolico. Non scrivere in un altro modo, ma scrivere in un altro modo significa pensare in un altro modo, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo, nel momento che non sono schiacciati, eccetera, ma incominciano a, sì, con tutti i limiti, sappiamo benissimo che non c'è democrazia, tutta questa roba qua, ma possiamo anche sperare che improvvisamente tutto sto fermento, oppure qualche tettonico, come dice Mark, esca qualcosa che non lo puoi più bloccare. In Iran, no, io l'Iran lo seguo molto da vicino per i miei interessi, io insegno Islam, in Iran sta succedendo una cosa, non sappiamo dove va a finire, non è una rivoluzione. Non usiamo termini sbagliati. La rivoluzione è quando tu hai un modello altro di riferimento politico, quello che sia, che può sostituirsi a quello verso il quale ti stai scontrando. In Iran non è questo. In Iran vogliono soltanto che venga abolita in qualche modo parte di quella tappa che schiaccia una società molto evoluta. I ragazzi e le ragazze iraniani sono molto evoluti, studiosi, hanno rapporti ora con internet, le parabole, questo, nessun regime può
può più mettere una cappa come avveniva tempo fa. È inutile, le informazioni passano, passeranno più lentamente, passeranno con più difficoltà, ma passano. Quindi nessuno può schiacciare queste cose qui. C'è questa, dicevi tu giustamente, questa fascia patriarcale, vecchia tra l'altro, ma non è un fatto religioso, neanche questo, è un fatto di controllo economico, eccetera, che quando Khomeini, questo dovete sentirlo, potreste lo sapete già, quando Khomeini prese il potere in Iran, no? Lui non aveva raggiunto, e non l'ha mai raggiunto, il più alto livello della gerarchia del clero sciita, no? Questo sì. Per cui i teologi sciiti che vivevano e vivono in Iraq gli hanno sempre rinfacciato. Dici, tu chi sei per poter mettere su questo governo del giureconsulto, no? Velayat, eccetera, no? E che hanno fatto? Dopo che si è liberato di coloro che, diciamo, insieme a lui avevano preso il potere nel 79, perché non l'ha preso solo con i menici, hanno forze di sinistra, o meglio, dove ha massacrato, che hanno pensato? Diventiamo più realisti del re. Cosa è che ci farà distinguere come vero regime islamico? Perché il problema è questo, deve essere legittimato in questo modo, no? Bene, il velo è, su, come dire, la pietra angolare su cui si regge il regime islamico in Iran. Se cade il velo, non cade su uno velo, cade un regime. Allora è evidente che questo non può accadere. Però io vi dico una cosa, proprio perché prima ho detto non è una rivoluzione, ma un cambiamento così. Io ce l'ho molto, ho un sentimento violento, diciamo così, no? Non che faccio violenze, ma ce l'ho dentro questa cosa, contro tutti quelli che in Occidente, invece di aiutare nel passato coloro che avevano fatto l'accordo sul nucleare e tutte le altre cose, cioè dando forza alla parte più moderata di quello stesso regime, li hanno letteralmente traditi. E di questi giorni di impiccagione di quello che è stato vice ministro alcuni anni fa, non l'avrebbero fatto alcuni anni fa, ma fanno, perché ormai se cominciate a impiccare gente, figuriamoci un po' dove va a finire. Ce l'ho con chi ha stracciato l'accordo sul nucleare, ce l'ho con tutti questi paesi che hanno voluto mettere un peso di sanzioni o meno su quel paese, perché secondo loro così lo bloccavano, non bloccano proprio niente, non funziona così. Questo per tornare a dire, non mi voglio perdere il discorso, ripeto, c'è un mondo immenso di individui, di miliardi, diversi da noi, che stanno portando avanti dei cambiamenti. Saranno come quelli che dice, ma e me lo auguro, io ho una visione cristiana della vita, per cui secondo me alla fine c'è una risposta positiva. Quello che noi viviamo, anche di dolore, eccetera, per me è il penultimo giorno della storia. Non è l'ultimo giorno. Come avverranno questi passaggi, queste cose? E non lo so, le vedo giorno per giorno, quello che io posso vedere chiaramente, eccetera. Però ecco, in questo sono ottimista, perché quel sangue che stanno versando in Iran, lo stanno versando e chissà quant'altro lo verseranno, alla fine, come dire, si farà breccia tra questa cappa che lo controlla. È tremendo pensare che avviene in questo modo, ma così sta avvenendo là. In quel momento lì, però non è quella neanche l'ultima parola, perché io sono convinto che si arriverà a un qualcosa nel mondo in generale in cui i cambiamenti non dovranno necessariamente avvenire come sono avvenuti nel passato, lacrime e sangue, dite così, no? Ci potrà essere un'umanità più evoluta che cambierà, no? Però da un grado di evoluzione più alto, per cui accetterà. Ecco che stiamo facendo qua un confronto, eccetera, che se uno di voi mi dice una cosa che io ritengo più saggia, diciamo così, io non dico no perché non l'ho detta io, ma io l'accolgo perché stiamo in questa dinamica qua. Se ci muoviamo ancora come esseri umani piccoli, è chiaro, c'è solo il conflitto, non c'è sta niente da fare. Ecco, io sono fiducioso che in ogni caso si va avanti. Facciamo un'ultima domanda perché siamo in un luogo. Vuole venire qui? Sì, no, no, però mi piace il magari toglieranno scritta, no, non la sentiamo. Ma io voglio semplicemente condividere.
per forza convincere che tutto possa migliorare, cambiare, andare bene, ma perché penso che l'idea ottimistica della vita e del mondo è quella di comunque rendersi consapevoli e partecipi di un cambiamento. Quindi penso che la cosa fondamentale sia proprio questa, la coscienza e la consapevolezza di poter ognuno di noi produrre qualcosa, anche minima, ma che vada verso un cambiamento. Quindi questi momenti di condivisione che grazie alla sua relazione è molto molto interessante, anche se alcuni passaggi magari un po' complessi per chi non capisce, non coglie troppo l'economia e il resto, però penso che proprio il riassunto di tutto questo sia riuscire a condividere questo ottimismo in quanto partecipazione al miglioramento. Quindi la ringrazio tanto, è stata una serata molto molto interessante e piacevole. Grazie. Grazie. Questo libro bianco si può comprare, posso dare il numero, ho fatto anche un riassunto in tre pagine, se volete, questo anche posso mandare a Mimmo e vi indirizzate a Mimmo che lui farà seguire. Ma ci siamo sbagliati con questo politicamente, come visione era esatto, ma politicamente il cambiamento non viene da sopra. Basta di cliccare su italiano. Noi veramente ringraziamo Carlo a nome in questo momento della nostra associazione per la presenza. È stato un piacere avervi qua e anche un piacere sentire il contributo di tutti. Perché comunque nella logica di confronti, d'altra parte, la possibilità di condividere le idee, perché poi alla fine questo è parte del cambiamento che stiamo cercando di avviare. E un'altra cosa che mi preme dire, Mac, quello che a me accade tutte le volte che ascolto il nostro carissimo amico Beniamino che apre da sempre le nostre rassegne, è di percepire il piano esistenziale delle sue parole. E questo mi faceva piacere condividerlo. Non è tanto un piano economico, storico, filosofico, ma il piano dell'esistenza. E forse è su questo che si continuerà a ragionare insieme, no? Perché poi tutti i punti di vista possono essere convogliati, no? Sul piano dell'esistenza, e probabilmente questa evoluzione ci riguarda tutti, sia che più creati sia che più ottimista. Comunque signori, prima di salutare Marti, che ringrazio sempre tantissimo, sono un po' innamorata, nulla me ne vorrà, noi vi aspettiamo di nuovo l'11 febbraio, siamo qui con un altro brillante relatore che insomma, ci racconterà un po' della sua storia, una persona che collabora con il